Ci siamo quasi, domenica 12 giugno si va alle urne per votare e questa sera siamo qua con Luigi Gatti che è il candidato sindaco della lista Insieme per Ivan Azzano. Buonasera. 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 Allora, intanto l'emozione di questa sera in teatro per presentare insomma anche tutti i candidati consiglieri. Certo, e poi c'è grande aspettativa perché la nostra è percepita come un gruppo nuovo e innovativo, per cui c'è molta curiosità da parte dei rivanzanesi e questo l'abbiamo sentito e da una parte ci mette a nostro agio e nello stesso tempo ci impegna abbastanza, insomma, però siamo tutti un gruppo così affiatato che riusciremo a non deludere nessuno. Insomma. Ecco, quali sono le principali caratteristiche e i principali obiettivi del vostro progetto? Ma in realtà gli obiettivi sono poi abbastanza semplici come concetto. Rispondono essenzialmente a dei bisogni del cittadino di Rivanazzano, del rivanazzanese, che ha bisogno, secondo noi, di vivere in maniera più serena e più facile il proprio paese. Cioè, ci sono tanti particolari che non vengono considerati, ma la cui somma crea o non crea una maggiore vivibilità del paese, per cui ci sono dei problemi legati al traffico veicolare, pedonale, ciclabile, abbiamo le scuole che confinano con un passaggio degli autocarri e degli autotreni quasi sulle scarpe dei bambini, abbiamo cassonetti dell'immondizia sparsi dovunque che non vengono neanche ben gestiti, ben puliti, che portano via spazio al parcheggio, che portano via anche molto del bello del nostro paese. Abbiamo un centro storico fantastico, però bisogna valorizzarlo, bisogna renderlo vivibile, bisogna farlo diventare bello, così come il nostro ambiente, le nostre strade, le nostre colline, il fronte dello Staffora, quello a est e quello a ovest, e sono tutte alla fine cose semplici che però davvero danno la qualità della vita. Quindi la tematica ambientale, che è fortissima, per prepararsi anche una sfida ecologica non da poco, deve iniziare a fare qualche passo, non può stare immobile, non può affidarsi solo a quello che si è sempre fatto o quelle che erano le esigenze di qualche anno fa. Oggi la gente si rende conto che c'è un cambiamento in atto e questo cambiamento bisogna anticiparlo. I lavori da tanti sono fare, ma insomma insieme a lei c'è una squadra veramente molto forte, immagino che abbia scelto in base a delle caratteristiche principali, specifiche, quali sono le caratteristiche del gruppo? Giusto, il gruppo funziona se ci sono, come dire, tanti strumenti, l'orchestra funziona bene se ci sono tanti strumenti diversi, ognuno porta il suo, però tutti devono essere sintonizzati, devono essere uniformati a un unico motivo e questo è quello che ci ha portato a scegliere caratteristiche un po' di tutti i tipi, quindi le persone più esplosive, le persone più ricche di energia che però magari non si occupano molto di particolari, allora ci vogliono le persone che occupandosi di particolari evitano che qualcuno proceda senza tener conto poi di cose indispensabili per fare i progetti. Ci sono persone di fascia di età molto giovani, quindi da loro vengono le proposte, quelle più nuove, più vere, più divertenti, le persone un po' più anni invece magari puntano a salvaguardare qualche tutela, qualche possibilità di migliorare le cose che sono, a vantaggio del cittadino sempre. Quindi il mix di queste cose in questi tempi, da quando ci siamo raggruppati, abbiamo iniziato a lavorare in vista di queste votazioni, ha cominciato a dare a noi stessi una grande soddisfazione, di gruppo abbastanza eterogeneo ma molto molto integrato reciprocamente. Bene, vogliamo fare un appello finale insomma a chi ci sta guardando affinché possa sostenervi quando entrerà alle urne e potrà esprimere la propria preferenza. Sì, allora bisogna intanto conoscere le persone. Una volta che le vedi, devi anche fare un atto di fede, semplice, e questo noi crediamo di poterlo pretendere, perché d'altra parte, guardandoci in faccia, sappiamo che non diciamo le cose giusto per dirle, ma sappiamo che le cose perché avvengano bisogna farle accadere, e quindi noi siamo qui per far accadere tutto ciò che proponiamo come programma. Grazie, in bocca al lupo. Viva il lupo. Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti, facciamo subito un applauso, dai, facciamolo. Perché qua devo dire che al di là del caldo, però l'emozione è tanta, è davvero tanta. Questa sera siamo qua perché lo sappiamo, insomma, sono imminenti le elezioni comunali, un appuntamento importante per tutti i cittadini e i cittadini sono accorsi numerosi perché il teatro è praticamente pieno per conoscere i protagonisti di questa lista insieme per Ivan Azzano e in particolare il candidato sindaco. Allora, io non voglio rubare del tempo a nessuno, voglio solo dirvi una cosa, che mi ha colpito moltissimo quello che è lo slogan di questa lista.
Nessuno deve rimanere indietro, nessuno deve sentirsi escluso. È un messaggio davvero importante, significativo, soprattutto di questi tempi, no? Nel periodo storico che stiamo vivendo. E quindi io voglio chiedere direttamente al candidato sindaco come mai ha scelto questo slogan. Quindi vi chiedo di accoglierlo con un applauso. Fate un applauso al candidato sindaco Luigi Gatti. Buonasera. Prego. Le recupero il microfono, così almeno è il microfono 2, eccolo qua, questo è il suo. Come sta? Beh, immagino felice anche dell'accoglienza qui in teatro questa sera, no? Allora, dicevamo di questo slogan mi ha colpito veramente tanto, come mai questa scelta? Credo che per tutti sia chiaro, è chiaro che questi tempi a livello globale stanno vivendo molte sollecitazioni, senza tornare su luoghi comuni, il Covid, la guerra adesso in particolare, certo. Stanno dimostrando quanto l'unione delle persone riesca a risolvere quantomeno il problema psicologico, del sentirsi un po' persi, un po', come dire, quasi impreparati e un pochino forse a disagio. Sì. Quindi il fatto che tutti insieme abbiamo scoperto, sia col Covid che in questo caso, in questi ultimi tempi, con gli aiuti che stanno partendo, che stanno arrivando a chi ha questo bisogno, ci ha fatto dire è veramente un bene prezioso che non possiamo dimenticare, non possiamo tralasciare. Assolutamente, sono d'accordo. Tra l'altro io volevo che raccontasse attraverso le sue parole un pochino quali sono le caratteristiche principali della sua lista. Allora, ti lascio il palco, guardi, io mi allontano per un attimo, grazie, lascio al centro. Grazie mille. Ma posso magari prima presentarmi oppure no? Assolutamente, ma certo, anzi, facciamo un applauso. Assolutamente, anzi, prima di raccontare un attimino qual è la storia di come si è creata questo meraviglioso gruppo che il pubblico avrà piacere di conoscere questa sera. Volevo proprio che raccontasse, senza andare troppo nel privato, però che raccontasse un pochino la sua storia personale e professionale e cosa l'ha portato poi ad arrivare fino a qua a fare questa scelta così importante. Ok, così va meglio. Siamo che pronti. Voleva questo domanda. No, grazie. Prego. No, mi viene più semplice anche dire due cose su di me. Sono Luigi Gatti, ho 60 anni. E sono nato a Rivanazzano, alla Marchesina, una delle cascine storiche qui vicino. Poi dopo un po' di tempo ci siamo trasferiti a Voghera, poi siamo ritornati a Rivanazzano e quindi ho fatto un periodo a Pavia. Negli ultimi 15 anni ho deciso di ritornare a Rivanazzano e questo ha un senso e ha un grande motivo, perché la vita di Rivanazzano, la vita sulle colline, la vita anche in paese è veramente di una qualità diversa da quella che si respira nella grande città. E quindi questo è un valore che io ho sempre notato che mi dava nutrimento anche quando le cose sono difficili. Quindi un comune, che è il luogo dove le persone vivono e risiedono e hanno bisogno di trovare tutto il conforto che si può dare loro, ha fatto sì che accettassi la sfida. Uno stare seduto e fermo 5 minuti perché ha già qualche sollecitazione che lo risveglia, lo amplia, lo blocca. Se una batteria tende a spegnersi, non si stacca, ha già un attivatore innato. Paola. Renato. Allora, sapete come l'ho definito, Donato? Il vicino di casa che ognuno di noi vorrebbe avere. Perché? Ti serve qualcosa? Donato ce l'ha. Hai bisogno di andare? Donato ti porta. Vuoi venirti a bere un caffè? Vieni da Donato. Cioè, non c'è un fronte su cui Donato non ti dia un apporto, un supporto, un appoggio. È una grande amicizia. Anna Maria, allora, dall'apparenza così un po' timida, ma in realtà non è vero, ha una grande capacità di approfondire i temi. E se tutti decidiamo una cosa di fare in un certo modo, lei la fa diversa. Però motivata e prima di procedere a farlo vuole che tutti ne siamo d'accordo. E quindi questo è uno dei suoi grandi doni. Oltre alla grande disponibilità e a un amore incredibile per Rivanazzano e per un tema che non ho toccato prima, che è quello della cultura, a 360 gradi. Quindi poi ve ne parlerà lei, quindi non le rubo niente. Ma questa è Anna.
se questo lato qui è tutto un pochino così, che non conosce troppo dei limiti o comunque si lascia andare, ci vuole qualcuno che ponga un freno ogni tanto e che medichi e che faccia il rigorista, nel senso quello che tiene la barra dritta, dice che no, oltre qui non si può andare. In più ha una grandissima esperienza Andrea sulla tematica, che anche lui vi spiegherà meglio, che è quella energetica. Io so che dicendo così già ti offendi, perché non è solo energetica, però poi lo spiegherai tu. Timo Razzo, Erika. Allora, Erika ha una grande capacità di controllare tutti i particolari di qualsiasi sistema, diciamo così. Poi ce n'è qualcuno di questi particolari che mette in evidenza e ti dice quel particolare lì è capace di bloccarti qualsiasi risultato. E quindi cioè, non possiamo non averla con noi, perché è assolutamente necessario. Grazie. Ecco Fabio, il nostro maestro, perché lui ha un'energia che non si finisce mai, nemmeno lui sa quando finisce la sua energia, non lo sa, non ce la fa, è più forte di lui, qualsiasi cosa viene automaticamente enfatizzata come quell'acceleratore di reazione, quindi bisogna, come dire, hai a disposizione potenza che devi solo guidarla, perché altrimenti ti sa dove ti fa andare. Grazie Fabio. Allora, Marco è il genio creativo dell'intrattenimento, detto così sembra un po' strano, però la sua professione lo porta ad avere una deformazione corretta, che riesce ad interpretare il bisogno dell'altro, magari anche solo guardandolo a 50 metri di distanza, quindi questo a livello di gruppo ci aiuta a leggere meglio certi bisogni, anche magari non così facilmente espressi dai cittadini. Grazie Marco. Allora, avete presente quando si deve sapere aspettare il momento giusto per fare una certa cosa? Ecco, l'importante è fare sempre un passo avanti, e se poi è meglio aspettare un attimo, perché tra un attimo quel passo è più semplice, è meglio aspettare un attimo. E questo non è negativo, è molto positivo, no, perché magari viene interpretato male. E quindi dentro anche lei poi ha un'esperienza a livello di fase educativa all'interno di Rimanazzano, con la sua esperienza in oratorio, quindi in contatto con i ragazzi, conosce molte persone, è molto socievole, riesce ad essere molto amica di tante persone, e questo porta molto all'interno del gruppo anche quello che è un po' il sentimento delle persone, non solamente i fatti pratici. Grazie. Alice è la più giovane di tutti noi, è grande perché un'energia infinita, ma soprattutto una grande capacità di sintetizzare e di sviluppare dei temi che, cosiddetti per titolo, sembrano anche un po' strani. Lei ti li sa spiegare, ti li sa mettere in pratica e ti fa capire dove possono andare a finire. Quindi, grazie molto. Non sono in lista, ma sono qui perché nel gruppo hanno fatto molto e stanno facendo ancora molto e faranno ancora molto. Claudio, che poi mi spiegherà meglio. Era tutto il tema dei questionari che sono stati fatti online, quindi siccome sono partiti da lui, li spiegherà lui e ve li mostrerà lui, e intanto vi si presenterà. E poi Davide, che è il primo dei nostri social, qualcuno ci ha anche fatto dei complimenti, lo sai, e questo è merito tuo, quindi grazie tantissimo, perché poi riesci ad avere la pazienza che tutti quanti noi capiamo quello che hai bisogno, che ce lo rispieghi poi singolarmente, perché poi ognuno a casa non sa come fare, però tu sei grande a questo. Grazie. Io direi di prolungare l'applauso e fare un bel applauso collettivo a tutti loro. Allora, io devo andare adesso nel cuore proprio, no? della serata, perché credo sia arrivato il momento di presentare un po' quello che è il progetto di Insieme per Rimanazzano, ma non lo farà da solo, lo farà insieme a Paola. A Paola, facciamo un applauso a Paola. Arriva al centro del palco. Ok.
Allora, io lascio lei la parola, voi sapete già a Paola direttamente. Ok, allora le cedo pure il microfono, prego, questi pure al centro del palco. Allora, appunto dicevamo il progetto, quali sono gli obiettivi, qual è il progetto che avete realizzato, che volete realizzare poi in futuro, qualora le cose andassero come si spera. Devono, prego. Allora, innanzitutto vi ringrazio e siamo contentissimi di vedere il teatro così numeroso, perché vuol dire che Rivanazzano ha bisogno e voglia di un cambiamento. Questa partecipazione per noi è molto importante. Stasera non siamo qua né per discutere né per criticare nessuno, siamo qua semplicemente per informare, per rendervi partecipi del nostro progetto. Le discussioni le lasciamo fuori e le lasciamo agli altri. Noi ci identifichiamo come una lista, un gruppo di persone diverse, con voglia di fare e voglia di intraprendere delle nuove esperienze per il nostro amato paese. Il nostro sguardo è rivolto al futuro, perché passeggiando per le vie di Rivanazzano, parlando con i rivanazzanesi, abbiamo percepito il desiderio di avere a Rivanazzano un volto nuovo, un volto che ormai cambi, che non sia sempre lo stesso, un volto che rappresenti i rivanazzanesi nella voglia di fare, delle persone nuove che portino nuove idee, delle persone che con la propria capacità professionale riescano a portare a un livello culturale diverso a Rivanazzano. Le capacità, abbiamo un team di persone, ognuno con le proprie esperienze professionali, chi più, chi meno, chi in ingegneria, chi nell'imprenditoria, chi in DABA. Abbiamo a 360 gradi il settore coperto. Siamo in grado, nonostante siamo neofiti dell'esperienza nell'ambito della pubblica amministrazione, ci impegneremo per amministrare Rivanazzano nei prossimi 5 anni. Noi abbiamo bisogno di voi, ma voi avete bisogno di noi, perché insieme riusciremo a fare squadra, prenderemo le vostre critiche come un insegnamento, non ci limiteremo a prendere le critiche come se fossero fine a se stesse, ah, ma criticato. No, dalle critiche noi vorremmo costruire delle nuove idee, perché vogliamo una Rivanazzano diversa, una Rivanazzano nuova, una Rivanazzano innovativa. Quello che ci poniamo alla base della partenza di tutto, ormai tutti ne parlano, è una campagna basata sulla tutela ambientale. Quello che il nostro obiettivo primario è di riuscire a coinvolgere la popolazione a 360 gradi per fargli capire che il territorio è nostro e ci viviamo noi. Sarà un importante cambiamento, tutti i cambiamenti faranno paura, qualsiasi tipo di cambiamento, sia il cambiamento a livello di professione, sia il cambiamento nel personale, fa sempre paura perché non si sa dietro la porta cosa c'è. Cambiamo, cosa vuol dire? Tutela ambientale, boh, però io ho un'impresa agricola e vi garantisco che negli ultimi 10 anni il clima è veramente cambiato. Andiamo avanti di questo passo, la frutta voi e noi non la mangeremo più. Ci vuole rispetto per l'ambiente e ci vuole un rispetto per il territorio in cui viviamo. La nostra idea è quella di informare, formare e sanzionare. Questa è l'idea che mi ha dato Andrea, perché come in tutte le cose, come in tutte le realtà, se non ci sono delle regole da rispettare e se non ci sono delle sanzioni da mantenere, da mettere dei paletti, il paese sparisce. Oggigiorno a Rivanazzano non vi è nessun tipo di regola. È bello Rivanazzano, piace a tutti, ai comuni limitrofi, agli abitanti dei comuni limitrofi vengono a Rivanazzano perché è bello. Ma perché è bello? Perché c'è libertà. La libertà è bella, però va disciplinata con delle regole. Quindi noi stasera siamo qui per presentarvi il nostro programma, per presentarvi quello che è il nostro sogno per Rivanazzano Terme, un paese pulito, un paese indirizzato alla tutela ambientale, un paese indirizzato alla tutela degli aspetti, sotto gli aspetti architettonici, un paese da vivere con la massima serenità e in sicurezza.
Grazie mille. Grazie di cuore. Vuoi aggiungere qualcosa? No, quello che voglio dire è veramente pensiamo tutti insieme al cambiamento che vogliamo fare per Rivanazzano. Io quando ho deciso di accettare questa sfida ero molto titubante perché comunque l'impegno è famiglia, l'impegno è il lavoro, però mi sono messa veramente una mano sul cuore e ho detto è ora di farlo. Ho preso la grinta, ho sempre realizzato e rincorso i sogni nella vita, sono riuscita al gruppo alle mie spalle a trasmettere la mia determinazione, la mia forza e la mia energia, in primis a Luigi, candidato sindaco, che l'ho completamente stravolto. Però stasera siamo qua insieme a voi a raccontare quello che sarà il nostro futuro. E insieme a voi ci riusciremo. Grazie davvero. Grazie. Quindi direi che adesso è arrivato il momento, insomma, di lasciare il centro del palco un paio di minuti ad ognuno di voi, visto che vi vedo che siete lì emozionati. Tra poco arriva qualche domandina anche per voi. Io direi di partire subito e di accogliere con un applauso Stefano Alberici. Al microfono Paola. Grazie. Allora, buonasera, buonasera Stefano. Buonasera a tutti. Buonasera. Intanto voglio chiedere ad ognuno di voi per quale ragione avete accettato di entrare a far parte di questo progetto. Assolutamente, certo. Prego. Non mi conoscono. No, qualcuno sì, ma no. mi sa che ti conosco. No, un po' mi conoscono e mi fa piacere che tanti che conoscono sono qua. Sono Stefano Alberici, 59 anni, insegnante di educazione fisica. Ho in gestione con la mia compagna degli impianti sportivi, sì. La palestra qua a Rivanazzano del centro sportivo comunale, quella dove c'è il parcheggio che a Roffi non piaceva, quella lì vicino lì. Okay. E poi la piscina di Varzi, al momento questi due. Questa è la nostra attività, che facciamo con passione, ci sono alcuni atleti qui presenti della mia palestra in sala, supporto, dove cerco di migliorare le condizioni fisiche e il mal di schiena. Ok, soprattutto il mal di schiena, perché insomma. Sì, importante. Io ho sempre avuto una grande passione per la politica, sicuramente, che ho sempre cercato di vivere come appunto passione e impegno. L'impegno mi ha portato anche alle elezioni comunali a essere assessore con l'amministrazione Barbieri, mi sono anche candidato sindaco nel 2012 e sono entrato in consiglio comunale 5 anni fa con la lista Patto per Riva guidata da Poggi. Esatto. È stata una scelta difficile, è stata una scelta sofferta. Perché poi ci fu il ritiro delle deleghe, insomma, scelse di uscire fuori dalla maggioranza. Dopo 2 anni e mezzo io sono uscito nel senso che ho restituito le deleghe, non ho più partecipato alle maggioranze, perché le motivazioni che mi avevano portato, ragionando questo nell'ambito del mio circolo di partito, io sono segretario del PD qua a Rivanazzano, grazie, c'è il segretario di Voliera che capisce i problemi che abbiamo, e ragionando anche con altri abbiamo detto proviamo a entrare, proviamo a portare alcune nostre idee, alcuni nostri desideri, alcuni nostri progetti. La cosa non è andata a buon fine, non abbiamo trovato quel terreno fertile che speravamo di trovare. A mio avviso non c'è stata quella voglia di rinnovamento, è stata probabilmente anche un'occasione persa, però vedendo che non c'erano prospettive ho preferito togliermi, non nessuna polemica personale, però non era quello che dovevamo fare. In particolare c'è stato un episodio, la giunta un sabato mattina ha dato le dimissioni in blocco, sì. I 4 assessori. Ed è curioso che adesso 2 sono da una parte e 2 dall'altra, dandosi a vicenda la colpa di non aver fatto niente, e sono d'accordo con entrambi, non c'è stato molto, certo, lavoro. No? Certo. Quindi io credo che sia più rigoroso, se non sia più in linea, uscire e portare avanti le proprie idee in modo diverso. Questa è stata la mia scelta. E non ci fu una sorta di lista degli scontenti, no? Successivamente a questa sua scelta. Cioè, no, per quale ragione la scelta di farla? Si è provato perché dico chiaramente, non ho problemi a dire le cose come sono, meno come io le vedo, come le ho vissute.
Io ho iniziato a parlare con la, quella che è adesso candidata Zelaschi già nel fine estate dell'anno scorso, perché vedevo anche un po' il suo malcontento. Abbiamo provato a ragionare insieme sull'ipotesi di arrivare a una lista comune. Sì. Forse era più corretto anche da parte sua uscire, però questa era una sua scelta. Abbiamo portato avanti qualche ragionamento, l'abbiamo portato avanti soprattutto insieme al gruppo, insieme che con me stava iniziando a lavorare. Però non c'erano le condizioni, visioni anche diverse sul metodo di lavoro, su come arrivare a determinare la lista, su come anche lavorare sul programma. E quindi anche lì dico, nessun problema, ognuno ha fatto la sua strada. Io credo che tutte le liste abbiano pari dignità, e questo è quello che rivendico. Poi sono i cittadini a decidere, però non c'è una lista che nasce per essere contro, per essere... Nasce perché noi siamo qui, perché abbiamo, Paola ve l'ha detto chiaramente, abbiamo un programma, abbiamo un'idea, abbiamo una visione, certo, e la vogliamo portare avanti, come certo lo fanno giustamente anche gli altri. Ci confronteremo e speriamo di riuscire a convincere tutti i cittadini della bontà del nostro programma. Grazie mille, grazie Stefano. Prego, Luca Manco. Luca, facciamo un applauso a Luca. Buonasera Luca. Allora, per te chiedo una breve presentazione, insomma, di raccontare al nostro pubblico chi sei e poi per quale ragione hai scelto di far parte di questo progetto. Sì, allora io sono... Vieni pure verso il centro del palco. Sì. Ok. Allora, ho 50 anni, sono un ingegnere, sì, ho lavorato prima all'estero, poi sono ritornato in Italia, mm-hmm, ho maturato la... Allora, lavoro per Sara Assicurazioni adesso. Sì. Negli ultimi tempi con molto smart working, quindi mi viene più facile sempre conoscere, frequentare e vedere di più Riva Nazzano. Io la frequento, certo, molto. Sono uno sportivo, faccio sport tutti i giorni, ho corsa, ho bici, quindi è un continuo girare, vedere e osservare. Sì, sì, è un posto che io amo molto, ne vedo le grandi potenzialità. Frequentandola tanto mi rendo anche conto di quelli che possono essere i limiti, e qui è venuta un po' fuori la voglia di mettersi in gioco, perché criticare è sempre facile, provare a mettersi dall'altra parte e vedere che anche se la coperta è corta si può provare a migliorare le cose, quindi questo è lo spirito, sì, che sì, ti ha fatto, sì, scegliere, sì, di unirti a questo, sì, progetto. Sì, sì. Io credo di avere alcune cose da dare nel mio tempo libero, quasi tutto il mio tempo libero lo impegno come capo scout, sono sempre a contatto con bambini e ragazzi, quindi ho molta dimestichezza con quelle che possono essere le loro esigenze. Certo. Il lavoro di ingegnere comunque mi fa vedere, io mi occupo di analisi dei dati, quindi un continuo vedere bilanci, numeri, profitti, perdite, quindi anche lì è una competenza che potrebbe essere utile. Sicuramente il motivo per cui sono qua è che penso che a Riva Nazzano serva un po' di rinnovamento, un rinnovamento competente, quindi ci vogliono persone che... cioè rovesciare il tavolo è facile, avere una proposta valida è più difficile. Certo. Quello che mi piace di questa lista è che c'è un centravanti, ma la squadra è molto forte e il centravanti da solo non può far nulla, e quindi il vedere tante diverse competenze mi fa pensare che possa essere un'ottima squadra da parte. Okay. Grazie mille davvero. Grazie. E il microfono, passiamo direttamente Paola, non vuoi... No, ok. Ormai dicio, ho già... Esatto. E allora Donato Del Vecchio. Donato... Buonasera Donato. Buonasera a tutti. Allora, anche per lei una breve presentazione, se vuole raccontare al nostro pubblico la sua storia, la sua esperienza, brevemente. Allora, intanto ho aderito a questo gruppo. Sì. Conosco Stefano da ormai 20 anni quasi, okay, più o meno. Sempre per la schiena. Sempre per la schiena. La schiena c'è sempre di mezzo, eh? La schiena, chi soffre di mal di schiena qua? No, perché... no, più che altro un pessimo istruttore.
Ok. Gli altri non li conoscevo. Tenga il microfono più vicino alla bocca. Ok, non sono abituato. Okay. Perfetto. Gli altri non li conoscevo, li ho conosciuti man mano. Vediamoci verso il pubblico perché... Ah, ok. Non li conoscevo e li ho conosciuti facendo delle riunioni e via dicendo, e ne condivido pienamente i valori e le idee che hanno e la voglia di fare soprattutto. È importante, certo. Io mi presento, sono Donato Del Vecchio, ho 64 anni, sono nato a Milano e sono residente a Pozzolgrotto, ma la mia vita sociale si svolge esclusivamente a Rivanazzano Terme. Qualcuno di voi forse mi conosce, ma avrà anche visto, non lo so. 6 anni fa circa, più o meno, sono andato in pensione e ho preso una decisione di dedicare una parte del mio tempo libero al volontariato. E una delle prime cose che ho fatto è stata quella di iscrivermi alla Protezione Civile di Rivanazzano Terme. Sì. Meritato applauso. Meritato applauso. E in questa occasione voglio ringraziare Carlo Sgorbini, che è il coordinatore, e anche tutti i volontari della Protezione Civile. E da 2 anni circa un amico, un carissimo amico che ho conosciuto a Rivanazzano, mi ha chiesto di entrare nell'Hauser, visto che il volontariato è doppio lavoro, sempre gratis naturalmente. Come volontario. Come volontario, cioè. Questo amico si chiama Antonio Cerrutti e lo ringrazio. E da circa un paio d'anni, 2 o 3, ormai con la pandemia ho perso un po' il conto, devo dire la verità, sono consigliere e anche autista dell'Hauser. Quindi insomma un impegno importante a servizio del prossimo, possiamo dire. Esatto, dirlo. Esatto. E ci sono 2 cose che mi stanno veramente a cuore. La prima è una cura e una maggiore assistenza verso gli anziani e le persone con disabilità. E la seconda è una, diciamo, un potenziamento della Protezione Civile. Ma allora, Protezione Civile è nata in Italia, non mi ricordo, tanti anni fa molto probabilmente, ma più che altro per la prevenzione, poi c'è anche l'emergenza naturalmente. Quindi la Protezione Civile secondo me deve fare più prevenzione e maggior cura del nostro territorio. Grazie. Grazie mille, Renato. Grazie di cuore. Adesso è arrivato il momento di Anna Maria Villagrossi. Prego Anna Maria. Buonasera a tutti. Buonasera. Anche a te chiedo di presentarti e di raccontarci come mai sei aderito a questo progetto. Io mi chiamo Anna Maria Villagrossi, ho 33 anni e ho deciso di partecipare e di aderire a questo gruppo quando ho cominciato qualche anno fa a guardarmi intorno, sempre nell'ambito di quello che c'era negli eventi culturali, come è stato detto prima. Mi sono guardato intorno e ho visto che tanti dei progetti che ho in mente non riuscivano ad essere realizzati. Quindi quando sono stata chiamata a partecipare non ho esitato perché certe volte mi sono guardato intorno, e sicuramente qualcuno di voi l'ha fatto, mi sono guardato intorno e ho detto: questa cosa non mi piace, io l'avrei fatta in modo diverso. E quindi è giusto che la gente prenda parte a tutte le cose che ci possono essere nel nostro paese, anche perché supportare progetti, supportare gli studenti, supportare quello che è l'evento culturale o comunque un evento di concerto, di arte, è comunque importante che venga anche sostenuto dalla cittadinanza, perché comunque la cittadinanza può avere delle fonti, delle risorse che sono importanti. Quindi mi sono messa più che altro come cittadina nel guardare quello che poteva essere la cultura e lo studio anche della storia del nostro paese. E anche valorizzare lo spirito di collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini, no? Assolutamente sì, tra l'amministrazione e i cittadini è molto importante la comunicazione, certo. Ma soprattutto è molto importante sostenerla, anche perché le persone,
la città lo fanno le persone, lo fanno i cittadini e non solo quello che è il gruppo dell'amministrazione. La fanno soprattutto i cittadini e quindi è importante che i cittadini abbiano un dialogo con quello che è l'amministrazione e che portino idee e contenuti anche ai progetti dell'amministrazione stessa. Grazie mille e complimenti a Maria. Grazie. Adesso è arrivato il momento di Andrea Longhi. Un applauso anche ad Andrea. Anche per te una breve presentazione e poi raccontaci come mai hai scelto di far parte di questo gruppo. D'accordo, rubo solo pochi secondi alla mia presentazione. Ricordare che 30 anni fa Giovanni Falcone e la sua scorta sono stati massacrati. Grazie per la presentazione. Io sono di Manazzano, nel senso che sono cresciuto a Manazzano fino a, diciamo, alla fine delle scuole superiori, ho vissuto qua, ho frequentato asilo, medie, poi dopo la laurea il lavoro mi ha portato a allontanarmi da Manazzano, un allontanamento che è arrivato fino alla Francia e poi la vita ha voluto che ci fosse l'opportunità di tornare a vivere a Manazzano, una cosa che ho fatto nel 2019 perché Manazzano è il posto dove ho le mie radici, dove vivono i miei affetti, le persone a cui voglio bene e dove mi sento a casa. Io ho lavorato praticamente sempre nel settore elettromeccanico per aziende multinazionali italiane che forniscono prodotti e sistemi per l'energia, quindi ho sviluppato un minimo di competenze in questo settore e anche, visto che da un po' di anni sono responsabile di dipartimenti delle aziende in cui lavoro, competenze nel settore della gestione dei budget, dei progetti e delle persone. Io ho incontrato un gruppo di persone che non conoscevo, un gruppo di persone che mi ha un po' tramortito. Perché, come mai? Sono curioso. Perché è un gruppo di persone che hanno tanto da dire e che esprimono a volte in maniera un po' anarchica, addirittura anarchica, da dire. Attenzione, però, c'è dell'anarchia qua. Però tutto ha un solo fine, il fine di potersi spendere per rendere più vivibile la nostra comunità. Certo. Ed è una cosa, inutile dirlo, in cui mi sono riconosciuto, sarebbe ipocrita dire il contrario, ma che alla fine mi ha convinto a fare quello che mio papà ogni tanto mi diceva: candidati e io ti faccio campagna elettorale. Lui non c'è più e io ci sono. Grazie. Adesso passiamo ad Erika Guerci. Buonasera Erika, una breve presentazione, raccontaci come mai hai deciso di far parte di questa anarchia a questo punto. Va bene, volentieri. Allora, sono Erika Guerci, ho 32 anni fra qualche giorno, sono ingegnere informatico e lavoro per una multinazionale americana. E per questo ho avuto la possibilità in questi anni di seguire grandi progetti per aziende italiane ed estere e di stare quindi molto tempo lontana da casa. Negli ultimi anni, nonostante la pandemia, io ho lavorato per la Repubblica Ceca, ho passato 2 anni a Torino, 4 a Milano e anche 6 mesi a Parigi per la preparazione un po' di anni fa della tesi magistrale. E tutto questo viaggiare mi ha dato la possibilità in realtà di apprezzare e riscoprire molto questo territorio, il nostro territorio. Ogni volta che potevo infatti ritornavo e mi rendevo conto di quanto le colline, la natura, la dimensione del borgo, del paese... Sono d'accordissimo, molto d'accordo. Fossero proprio cose a cui tenevo, che mi facevano stare bene, mi facevano davvero sentire a casa. E oltre a questo sono capo scout anche io. In realtà ho cominciato il mio percorso scout da adolescente e da 5 anni ho deciso di dedicare tantissimo del mio tempo libero ai ragazzi, quindi credevo fortemente in questo metodo educativo perché si basa su valori forti, sani, insegniamo ai ragazzi il rispetto per gli altri, il rispetto per la natura e la predisposizione ad aiutare il prossimo. E stando a contatto con i ragazzi mi sono resa conto di quanto questa cosa mi dia gioia, quindi il mio essere felice deriva dal vedere felici loro e anche i loro genitori tante volte. Ed è un po' con questo spirito di servizio che ho scelto di accettare la sfida e unirmi a questo gruppo.
Una sfida importante, immagino, sì. L'emozione è tanta. Esatto. E che cosa mi preme per Rivanazzano? Mi piacerebbe tanto che i più giovani e anche i miei coetanei potessero apprezzare come me la bellezza del nostro territorio, però dando anche la possibilità di rimanere, quindi trovare il modo per offrire delle opportunità concrete ai ragazzi e mettere in campo tutte le competenze che magari altri come me hanno acquisito girando per altre città più grandi, ma hanno scelto di mettere a disposizione del nostro paese. Grazie mille, grazie per l'intervento. Adesso Fabio Traversa, un applauso a Fabio. Buonasera. Io invece conosciamo da un sacco di anni, per cui mi sembra strano chiederti, raccontaci chi sei, però il pubblico magari non ti conosce, per cui raccontaci la tua storia e come mai hai scelto di aderire a questa lista. Sono Fabio Traverso, ho 37 anni, lavoro a Rivanazzano da 19 anni e ci abito da 5. I miei nonni erano agricoltori, uno veneto, mezzadro, un altro piemontese in affitto. Hanno cambiato 15 fattorie in tutto. Non avevano quindi radici fisse. Io ho scelto di venire ad abitare a Rivanazzano. Le mie radici sono in questa zona, non sono a Rivanazzano soltanto, ma ho scelto proprio Rivanazzano per venirci ad abitare, oltre che a lavorare. Questa scelta immagino che sia stata fatta col cuore e quindi porterà, immagino, ad un obiettivo, ad un lavoro che vorrei fare per questa lista. No, raccontarci nel concreto un pochino che cosa vorresti regalare a questo progetto. Vorrei togliere tutta quanta la ruggine che si è accumulata nei decenni nei processi di vita di Rivanazzano. C'è ancora della ruggine degli anni 80, degli anni 90 che è ferma lì e continua a tenere e frenare il paese. Questo paese può veramente spiccare il volo, diventare una perla non solo dell'Oltrepò, una perla italiana a livello nazionale. E poi andremo un pochino più nel dettaglio. Grazie. Grazie mille davvero Fabio. Grazie. Adesso c'è Sabina. Non c'è. Purtroppo. Luigi. Un secondo. Sì, non ho detto prima che mancava una persona della squadra, del gruppo, che è Sabina, che vedete sulla slide. Ha avuto purtroppo un problema familiare grave, per cui è dovuta correre a Bologna a dare così un sostegno a suo fratello, che ha avuto un problema molto serio, molto serio. Quindi io le farei un applauso. Giusto due parole su Sabina, probabilmente l'avete vista spesso correre nelle strade di Rivanazzano, sulle colline, perché è un'appassionata podista, ha vinto anche dei record sulla mezza maratona e credo che alcuni di questi non siano ancora stati surclassati, quindi è una persona con una grandissima energia e anche lei, quando ha visto il gruppo così un po' eterogeneo, ha deciso che sarebbe stata una bella cosa farne parte. Quindi allora la salutiamo, vedrà il video in diretta. Adesso appunto Marco Cortella. Marco, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Una presentazione poi. Mi chiamo Marco Cortella, ho 44 anni e sono nato a Voghera ed è da qualche anno che con tutta la mia famiglia ci siamo trasferiti a Rivanazzano Terme. È la mia prima esperienza, anche parlare davanti a tante persone sembra facile, ma vi garantisco che non lo è. Facciamogli un applauso di te. È la mia prima esperienza, diciamo. Però te la stai cavando molto bene, vai tranquillo. Lo spero, ti ringrazio. Ho deciso di far parte di questo gruppo perché è composto da persone serie, sì, da persone competenti, ambiziose e soprattutto senza nessun obiettivo politico, anzi con l'unico intento di fare qualcosa di bello per Rivanazzano Terme. Ho iniziato a frequentare le riunioni un po' in punta di piedi e mi sono reso veramente conto che sono persone sulla quale ci si può fidare seriamente. Io ho tre bambini e qualche anno fa, come ho detto, abbiamo deciso di trasferirci tutti quanti a Rivanazzano Terme. Sì. E cosa mi sta a cuore? Mi sta a cuore dare delle risposte ai miei bambini, cioè in che senso? Cercare di lasciarmi un paese sicuro, quindi un paese tranquillo.
Io mi capita spesso di camminare con i miei bambini e nella loro ingenuità mi dicono: ma papà, perché l'erba lì è così alta? Papà, perché lì c'è un buco nel tombino? Papà, perché c'è un bidone in mezzo alla strada? Noi abitiamo in zona San Francesco, ecco. Mi piacerebbe dare delle risposte serie e concrete ai miei bambini. Grazie mille. Allora Roberta Gatti. Roberta, buonasera. Buonasera a tutti. Anche per te lo spazio per una breve presentazione e poi ti chiedo come mai hai scelto di aderire a questo progetto. Allora, io mi chiamo Roberta Gatti, ho 42 anni, sono diplomata geometra, lavoro in un negozio di prodotti per l'agricoltura, sì. E ho sempre vissuto a Rimanazzano. Ok, storicamente però. Storicamente. Ok, e qual è la cosa che ti lega di più a questo paese? Allora, sicuramente la cittadinanza. Okay. Perché ecco, ci conosciamo tutti, siamo certo. Un paese che comunque è unito, sì. E mi piacerebbe che lo fosse sempre di più. Ok, e cosa ti ha unito invece a loro? Conosco quasi tutti, si può dire. Qualcuno l'ho conosciuto solo ultimamente. E mi piace il gruppo che si è formato, okay. Che siamo tutti diversi, tutti portiamo idee. E quindi è un gruppo, secondo me, che può essere valido per il comune. E soprattutto sono concorde con i valori che sono alla base del nostro programma. Ok, grazie mille, grazie davvero. E l'ultimo, Alice Berri, la più giovane, vero? La più giovane del gruppo, giovanissima. Allora, per te una breve presentazione, okay. E poi allora, buonasera a tutti, mi presento perché probabilmente la maggior parte di voi non mi conosce. Per quelli che invece mi conoscono, molto probabilmente mi avete vista in oratorio, a correre dietro qualche bambino, o piena di pittura da testa a piedi in mezzo a loro, o all'uscita delle classi di catechismo, sperando di riuscire a abbinare il bambino giusto al genitore giusto. Attenzione, è capitato che... No, ancora no. Ancora no, però... attenzione però per il futuro, perché si rischia. Allora, infatti, come un po' si è capito, sono attiva nel volontariato presso la parrocchia di Rivanazzano, Salice e Godiasco da molti anni, sì. Sia in qualità di animatrice che in qualità di catechista. Molti anni? Hai 19 anni, quindi da quanti anni più o meno? Catechista da quando ne ho 14 e mezzo, okay, okay. Animatrice da quando ho passato da fare i giochi io a fargli fare i bambini. Giusto, quindi... giusto. Non è mai smesso. Non è mai esatto. Smesso. Allora, rimanendo a tema, il mio percorso di studi è molto lineare con quella che è la mia passione, quindi bambini, l'infanzia. Sono diplomata al Liceo Galileo Galilei, indirizzo Scienze Umane, e attualmente studio presso l'Università Bicocca di Milano, Scienze della Formazione Primaria. Okay. Quindi spero di continuare a correre dietro i bambini anche nel mio futuro. Per anticipare la tua domanda, allora, sì. Sono qui perché ho voglia di fare qualcosa per il mio paese. È il paese in cui sono cresciuta, in cui sto crescendo e in cui spero di crescere anche nel mio futuro. E devo anche ammettere che, a parte che ho trovato un gruppo meraviglioso di persone fantastiche in cui mi sono ritrovata, mi sono sentita accolta subito, scusatemi, nonostante la mia giovane età. E secondo me è un gruppo che ti accoglie, ti prende come tua pari, anche quando hai solo 19 anni e che ascolta la tua voce come quella di un loro coetaneo, è un gruppo importante. È un gruppo che ha un messaggio che quel messaggio lo sta dimostrando e il fatto che io sia seduta lì è la dimostrazione del loro messaggio. Sono d'accordo. Complimenti per la tua determinazione. Complimenti. Grazie mille. Grazie. Allora, questa lista insieme per Rivanazzano è davvero a contatto continuo con i cittadini e lo ha fatto in queste settimane anche attraverso i social network e proprio attraverso questo sistema di comunicazione ormai nelle mani di tutti sono stati realizzati dei sondaggi e c'è il nostro collaboratore Claudio Scarzanella che ci illustra proprio i risultati dei sondaggi che sono stati realizzati in queste settimane attraverso i social network. Prego Claudio. Buonasera, buonasera a tutti. Durerà solo pochi minuti perché non voglio annoiare nessuno con troppi numeri e statistiche. Prima però penso sia giusto presentarmi perché molti di voi non mi conoscono, io non sono un rimanazzanese, ma ho deciso anch'io di mettere radici qua. Sono 10 anni che sono residente, mi sono sposato a Rimanazzano, ho la mia casa a Rimanazzano, mio figlio vive e crescerà a Rimanazzano. Per cui capite bene come anch'io, come tutti voi, ci tenga a far sì che Rivanazzano possa offrire il massimo in termini di servizi e qualità della vita in generale.
Ed è questo il motivo che mi ha spinto a collaborare con questo gruppo di persone, pur non entrando in lista, per cercare di dare il mio contributo come semplice cittadino in termini di idee e suggerimenti. L'idea che mi è venuta in mente è stata quella di trovare uno strumento che potesse permetterci di entrare in contatto con il maggior numero di persone possibili ed in particolare di cercare di capire se alcune tematiche che a noi stavano e stanno particolarmente a cuore fossero anche di interesse di una porzione più grande di cittadinanza. Abbiamo ideato insieme questo questionario, perché è un sondaggio, che è formato da sostanzialmente 10 domande, una prima parte conoscitiva, introduttiva, una parte che entra più invece in certe tematiche specifiche che poi vedremo, e una parte conclusiva, di finale, di saluti. Allora, alle mie spalle vedete sulla sinistra la prima domanda, e il dato intanto più importante da vedere è quel numerino alla destra del logo di Insieme per i Valanzano Terme. C'è scritto 253. 253 sono le persone che hanno risposto al questionario, per cui anche statisticamente è un numero abbastanza significativo. La prima domanda è molto generica, come tutte le prime che vi dicevo, appunto, se si è a conoscenza o meno dell'esistenza di una lista civica Insieme per i Valanzano Terme con Luigi Gatti sindaco. L'81% ha risposto di sì, il 19% ha risposto di no. Successivamente si chiede la zona di residenza, e abbiamo diviso Via Manazzano in alcune zone principali, zona Oltreponte, il centro, zona Cristoforo Colombo, altro è la più rappresentata. Andando avanti abbiamo altre due domande introduttive, in che fascia di età ti collochi, vediamo che 41-50 è quella più rappresentata, la fascia di età forse che si appassiona e si interessa di più alle vicende amministrative e comunali. E l'ultima, che è sempre introduttiva ma è già più interessante, è l'intenzione o meno di andare a votare domenica 12 giugno, e possiamo vedere che il 70%, torna indietro per favore, qua, più del 70% delle persone ha dichiarato che sicuramente andrà a votare e il 18% probabilmente sì, quindi ci aspettiamo, speriamo che sia così, un'affluenza importante il 12 giugno. Adesso entriamo invece in quello che poi è il core del questionario, cioè delle domande più inerenti anche al programma. Sulla sinistra vediamo: ritieni sia necessario migliorare l'attuale gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata? Tra assolutamente sì e sì, più dell'85% delle persone ritiene che sia un punto assolutamente da migliorare, per noi è molto significativo. Sulla destra vediamo la domanda: credi sia il momento anche per i Valanzano Terme di guardare ad un futuro ecosostenibile e aperto alle energie rinnovabili? In questo caso ancora di più, tra assolutamente sì e sì siamo oltre il 90%, quindi vuol dire che il 90% delle persone che ha risposto a questo questionario pensa che sia giunto il momento anche per il Valanzano di iniziare a parlare quantomeno di energie rinnovabili ed ecosostenibilità. La domanda numero 7, sulla sinistra, riguarda i servizi in generale, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, pre e post scuola, agevolazioni per sport e cultura, sportelli informativi, centro anziani. Anche in questo caso potete vedere come la maggior parte delle persone ritiene che i servizi attualmente presenti sul nostro territorio comunale non siano sufficienti, non siano soddisfacenti. L'ultima domanda, che appunto riguarda il nostro programma, indietro, per favore, grazie, la numero 8, alla vostra destra, sulla viabilità, sia veicolare che ciclopedonale, e anche in questo caso vediamo come la maggior parte, per non dire quasi la totalità delle persone, ritiene che debba essere rivalutata e migliorata. Questi dati sono molto significativi perché ci fanno capire sostanzialmente, essendo dei punti cardine anche del programma di Luigi e di tutti i candidati, che siamo sostanzialmente sulla strada giusta. Le ultime due domande, la numero 9 e la numero 10, invece sono domande conclusive, sostanzialmente ringraziamenti e un invito a essere qui presenti. E l'ultima, a seguirci sui social network. In conclusione, credo che comunque il questionario abbia attirato la curiosità di molte persone, di molti di voi, e questo per noi
è confortante perché ci fa capire sostanzialmente che i temi che siamo andati a toccare sono stati e sono di interesse di tutta la comunità. Grazie per l'attenzione. Grazie Claudio. Intervengo solo un attimo per dire un paio di cose che a Rivanazzano ormai dicono tante persone che non sono rivanazzanesi da 3, 4, 10 generazioni, ma come Claudio, come altri, ma la cosa importante è che hanno a cuore Rivanazzano, non è da quanto tempo, se sono doc o se sono, e questo credo che sia una qualità in più di questo gruppo. E l'altra cosa, siamo in diretta Facebook, vero Davide? Perché il concetto che vogliamo portare è di aprirci alla cittadinanza, non di fare un mese, due mesi di campagna elettorale e poi chiuderci per 5 anni e non ci facciamo più vedere, perché altrimenti non ha nessun significato. Siamo bravi, spendiamo un po' di soldi, facciamo una bella campagna, facciamo tanti rinfreschi, è quello? Io credo che Rivanazzano non abbia bisogno di questo, ha bisogno di qualcosa d'altro, e credo che noi abbiamo questi strumenti, quindi ci proponiamo anche per questo. Grazie, scusate, ho intanto lo scatto. Aspetta, ma rimani pure al centro, perché dobbiamo affrontare, esatto, un argomento importante, pensavo quelli si parla direttamente. Però volevo dire un'altra cosa, posso? Sì, velocemente, perché siamo in ritardissimo. Siamo in ritardissimo. No, volevo dire un'altra cosa, siccome ovviamente l'ho detto prima, sono il segretario del PD, e però è una lista civica, ed è stato detto che non c'è la preferenza politica, ed è vero, non c'è la preferenza politica. Io qui non sono il segretario del PD, ma ho chiesto al mio circolo di lavorare per una lista civica, e tutti gli iscritti mi hanno detto lavora per una lista civica. Quindi chi è salito su questo palco magari con altre posizioni l'ha fatta a scopo personale, e io porto rispetto per gli iscritti, e credo che anche i politici che vengono da fuori debbano portare rispetto per gli iscritti e per i cittadini, non per far piacere a qualcuno, perché non può più funzionare così. E adesso affrontiamo un tema importante, quello per la tutela dell'ambiente e il progetto del porta a porta, della raccolta dei rifiuti porta a porta. Certo, è uno forse dei motivi in modo particolare che mi ha fatto poi uscire dall'amministrazione Ferrari, Poggi, scusate. Attenzione. Attenzione. Allora, era uno dei propositi, quando sono entrato non avevo la delega al ciclo integrato dei rifiuti, dopo un anno ho chiesto di potermene occupare perché le cose non stavano andando avanti. Rivanazzano, dati a SM Voghera, 2017 30%, 2018 30%, con l'introduzione del cassonetto dell'umido 35%. ASM dice non state funzionando bene, non va bene, non è il sistema giusto. Cosa possiamo fare? Andando avanti così non raggiungete nessun risultato, ci vuole il porta a porta. Anche le altre liste hanno parlato della raccolta dei rifiuti, che sicuramente miglioreranno, lo faranno tutti, qualcuno lo fa da 15 anni, ma i risultati sono questi, quindi sono i dati che contano, non quello che uno promette in campagna elettorale e basta. Perché? Perché a Rivanazzano ci sono i cassonetti dove chiunque può portare i rifiuti dove vuole, come vuole, senza essere neanche sanzionato, neanche avvisato, forse a volte che sta facendo qualcosa che non va bene, e ci ritroviamo sicuramente dei cassonetti che puzzano in piazza, dove chiunque smaltisce senza nessun problema quello che vuole, come vuole, a danno invece di chi lo fa regolarmente. Per questo i dati non possono aumentare, perché se nello stesso cassonetto poi viene inquinato da altro materiale, tutto viene poi tolto e messo nell'indifferenziato. Hanno parlato della raccolta differenziata, una lista ha detto faremo, ma senza dire come. È una persona che stimo, Edoardo, sicuramente con grande passione, magari mi piacerebbe anche lavorare con lui in un futuro, se lo vorrà, proprio perché entrambi credo che abbiamo davvero a cuore questo obiettivo. Però bisogna dire come si fa, perché se si ha paura di dire facciamo il porta a porta, perché il porta a porta è una menata, cioè non è, però lo stanno facendo dappertutto, e poi ci si abitua e poi lo si fa.
e poi si deve penalizzare chi non lo fa, non come in questo caso penalizzare chi lo sta facendo, perché poi pagano tutti. La raccolta dei rifiuti viene pagata comunque dalla collettività, è poi a bilancio zero, cioè quello che si spende va pagato. E quindi non possiamo ridurre i costi della Taris se non si fa la raccolta differenziata fatta bene. Noi abbiamo un obiettivo ambizioso che è quello di arrivare al progetto di rifiuti zero. Ci vuole tanto lavoro, lo sappiamo, però dobbiamo partire veramente, e per arrivare a questi obiettivi bisogna avere a cuore queste cose. Se poi questi sono solo temi da campagna elettorale, poi non si fanno, fanno altre certo. cose per essere detto davvero molto importante altre cose. Volevo solo dire sì. che sempre come prevede ASM, introducendo solo, perché questo con ASM è stato fatto da me 2 anni e mezzo fa, è stato messo in un cassetto dicendo che per il Covid non si poteva informare i cittadini e quindi bisognava rimandarlo, è stato riproposto su questo palco pochi giorni fa, per cui l'amministrazione Ferrari che si ripropone, da un lato ha partecipato a un bando PNRR da 2 milioni e mezzo per mettere i cassonetti intelligenti, dall'altra parte ha detto che parte col porta a porta, probabilmente non hanno le idee chiare. E, è stato messo in un cassetto dicendo non si può col Covid, però si è potuto organizzare un mondiale di enduro, si è potuto fare delle feste al parco, credo che se ci fosse stata davvero la volontà si poteva fare. È mancata. Andrea, preparati, vieni pure, perché volevo che ci raccontassi invece il progetto di Vanassano Terme Sostenibili. Stavo sopendo perché Stefano era noioso. Allora, difficile dirlo, allora, energie rinnovabili credo sia un mantra che avete sentito da tutti. Io devo ringraziare mio fratello che quando ancora non ero coinvolto in questa iniziativa e in questa avventura mi aveva parlato di una cosa per me sconosciuta che si chiama comunità energetica rinnovabile. Quando abbiamo cominciato a parlare tra di noi e a chiederci cosa potevamo proporre di concreto a Rivanazzano, questo è stato un argomento che abbiamo deciso di approfondire. Io credo ho disboscato mezzo Amazzonia stampando cose perché sono vecchio e ho bisogno di leggere, scusate, mi faccio troppa fatica a leggere con un tablet e con un PC a prendermi appunti. Quindi anch'io sto imparando di cosa si tratta. Riassumendo, è una forma associativa che è stata introdotta da una direttiva della Comunità Europea del 2018 e recepita in Italia in via sperimentale nel 2019 e a fine 2021 regolamentata con i decreti attuativi. È una forma associativa prima di tutto volontaria, quindi non c'è nessun obbligo per nessuno, ed è una forma associativa che coinvolge privati cittadini, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, piccole e medie imprese, con lo scopo di stimolare la diffusione di impianti di energia rinnovabile dal basso, quindi non calati da aziende che fanno della produzione di energia la loro attività principale e poi la vendono, ma le comunità che insieme decidono di investire in impianti di generazione rinnovabile, principalmente fotovoltaica, condividere l'energia prodotta, massimizzare l'autoconsumo, che significa consumare quando si sta producendo e ottenere a questo punto un beneficio che è ambientale perché si supportano le energie rinnovabili, ma anche sociale perché si stimola la conoscenza delle persone. C'è anche un aspetto economico, ovviamente. L'aspetto economico è legato al fatto che il gestore della rete garantisce un incentivo economico per ogni kilowattora di energia autoconsumata. Quindi coloro che aderiscono a questa iniziativa sanno che devono prendersi anche l'impegno di guardare le previsioni meteo e decidere quando fare la lavatrice. Quello che io ho imposto alla mia compagna che ogni tanto mi chiede, ma domani posso fare la lavatrice? E io guardo tra i miei e le dico, ma forse dalla partita dalle 14 che sembra che esca. Questo è uno strumento concreto che noi abbiamo individuato come un'iniziativa da promuovere. Non è scontato che sia fattibile, perché prima c'è uno studio di fattibilità, bisogna mettere sullo stesso piatto da una parte i consumi, dall'altra la potenziale produzione e poi trovare il compromesso esatto. Sarà fattibile, non sarà fattibile,
non possiamo garantire al 100%, ma noi ci proviamo. Grazie mille, grazie davvero. Fabio, vieni pure al centro del palco. Allora, te volevo chiedere invece di raccontarci un po' quali sono i progetti legati al tema e all'attenzione alla viabilità a Rivanazzano Terme. Al di là della mia attività lavorativa qua a Rivanazzano, a cui non faccio pubblicità perché non mi interessa, come hanno fatto altri, anche da semplice cittadino io vivo a Rivanazzano, i suoi marciapiedi, le sue strade, giro in bicicletta, giro a piedi, giro in auto, sì, con tutti i mezzi possibili. La viabilità è un grosso problema, a Rivanazzano. Rivanazzano ha parcheggi pieni e parcheggi vuoti in contemporanea. Ci sono posti in cui bisogna andare a cercare il parcheggio all'ombra ed è una gara, e posti invece che sono arrosto su e le macchine non ci verranno tanto mai a parcheggiare. Certo. Abbandonate se stessi, parcheggi di periferia che non servono a nessuno. Tutti che vogliono entrare dentro al tabaccaio in edicola con la macchina. Dopo che sono d'accordo, sono tutti d'accordo. Manca soltanto che entrino in chiesa con la macchina, ma quello lo fanno solo gli sposi, quindi meno male. Esatto. Stefano, vorrei dire qualcosa anche tu per quanto riguarda la viabilità, perché so che insomma c'è un progetto in collaborazione. Allora sì, ma anche qui io... Devo dire, forse essendo stato all'interno e magari ho vissuto più di loro queste situazioni, è questione di volontà. In piazza abbiamo la zona disco, ma stranamente non viene fatta osservare. Questo va a svantaggio dei commercianti, va a svantaggio loro. Noi pensiamo di creare qualche isola pedonale in più, qualche parcheggio dedicato effettivamente ai commercianti di Rivanazzano e non lasciare la possibilità che di parcheggiare ovunque dove si vuole senza controllo. Ci vuole un controllo, perché passare con una carrozzina in piazza è abbastanza impegnativo, e quindi non è giusto questo. C'è un altro problema grosso, lo accennava prima Luigi, una tangenziale certo non la fa il Comune di Rivanazzano, è ovvio, anche se nel piano regolatore del 2012 è previsto che ci sia una tangenziale da costruire con i soldi degli oneri di urbanizzazione, bisogna raddoppiare Rivanazzano praticamente, roba del genere, quindi un'altra cosa che è messa lì tanto per, non ha nessuna logica. Chiaro che però ci vuole la volontà politica, la capacità di andare a parlare con gli altri comuni, Voghera, la provincia, la regione, e arrivare a creare una tangenziale che tolga il traffico pesante, non le macchine, ma sarebbe un obiettivo che devono avere tutti nella valle, cioè, per migliorare la possibilità anche di accesso turistico alla Valle Staffora, quindi anche quei lavoreremo per questo. Qualcuno aveva provato a farlo, ma ancora no. Segnaliamo che c'è anche un altro progetto, restauro sima ecologico in merito alla riqualificazione di edifici del centro storico attraverso fondi europei di edifici esistenti per offrire spazi di co-working, eccetera. Lo accenniamo perché siamo in ritardo, però è un progetto davvero molto importante. Anche qui manca la volontà, cioè i progetti si possono fare, manca la volontà di andare a cercare, è mancata in passato la volontà di andare a cercare, noi vorremmo andare a cercare i finanziamenti per recuperare edifici storici qui a Rivanazzano che sono cadenti. In centro, in piazza ce ne sono diversi. Ci ha fatto caso anche oggi passando. È possibile vederli, ma non si può entrarci perché sono inagibili. Grazie Fabio, grazie di cuore. Roberta Gatti, Marco Cortella, venite pure perché con voi vorrei affrontare un tema davvero molto importante, quello della sicurezza. E per quanto riguarda Roberta, volevo che ci raccontassi qual è il tuo impegno per il sostegno alla polizia locale. Allora, quello della sicurezza è un tema molto importante per garantire l'incolumità e la tutela dei cittadini e dei beni comuni. Il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza, inoltre, sono necessari per migliorare lo sviluppo socio-economico del territorio e migliorare la qualità della vita. Il nostro sostegno alla polizia locale si concretizzerà aiutando lo svolgimento delle funzioni stesse della polizia e installando delle telecamere intelligenti, che sono degli apparecchi in grado di leggere le targhe delle autovetture e anche di interpretare le situazioni di pericolo, tipo incidenti,
e che saranno direttamente collegati con la polizia municipale, quindi in tempo reale la polizia saprà quello che è successo. La bar, una sala bar, esatto, sì. Poi prevederà anche il posizionamento di dissuasori di velocità nel punto in cui si creano situazioni di maggior pericolo a causa della velocità eccessiva, e qui in paese ci sono diverse strade che, essendo molto dritte, vengono percorse a velocità altissime. E poi ci sarà la ricerca di fondi per incrementare la presenza delle pattuglie di polizia municipale sul territorio. Progetti davvero davvero importanti. E poi il Safe City. Safe City, esatto, ce ne parla Marco. Di cosa si tratta? Allora, Safe City, come potete leggere, cioè incrementare l'illuminazione pubblica con la tecnologia LED. Perché noi crediamo che dove c'è luce i beni comuni sono più curati e si creano ambienti molto più sicuri. Per questo proponiamo un incremento dell'illuminazione pubblica tramite la tecnologia LED. Questo comporta sicuramente a un risparmio energetico, a una riduzione della manutenzione e anche lo smaltimento delle stesse, sicuramente inquinano meno rispetto alle lampadine normali. La seconda cosa è intensificare, quindi diciamo, mi rifaccio un po' a quello che diceva la mia Roberta, collega, no, non ancora collega, appunto intensificare la videosorveglianza attraverso la manutenzione anche di quella già esistente. Ultimo punto, che però non leggo, che è... Lo diciamo a voce. Esatto. È una sintesi, diciamo molto, ma che non per importanza, è il controllo del vicinato. Secondo il protocollo della prefettura di Pavia, questo cosa vuol dire? Crediamo che l'aiuto della cittadinanza tramite la sorveglianza, la tempestiva segnalazione di attività sospette, così come previsto appunto dalla prefettura, possano incrementare il livello di sicurezza di tutto il paese. Sono d'accordo. Grazie mille, grazie. Anna Maria, volevo chiederti quali sono, il microfono ce l'ha Marco, quali sono invece i progetti che vorresti attuare proprio per, in qualche modo, valorizzare questo paese a livello culturale? Allora, nel primo punto leggiamo al passo con i tempi. Questo perché dal 2016, si va un po' indietro, abbiamo iniziato a sentir parlare un po' di cose come codice dell'amministrazione digitale. Questo è il punto della digitalizzazione dei servizi informatici. Infatti il nostro primo punto è familiarizzare con gli strumenti informatici. Questo perché digitalizzare i servizi municipali e soprattutto dare la possibilità ai cittadini di prenotare appuntamenti presso i nostri uffici comunali potrebbe essere un po' difficile per chi magari è più a un'età un po' più avanzata. Certo, certo. Perché spesso non si conoscono i sistemi informatici, di conseguenza dare un supporto alle persone nel conoscere quello che è la base dell'informatica può non solo aiutare a prenotare appuntamenti o a effettuare la richiesta di documenti o di firme elettroniche, perché appunto i documenti dovranno essere firmati elettronicamente, ma soprattutto per non incorrere in truffe che possono essere all'ordine del giorno. Certo, assolutamente. Il secondo punto è un punto che mi sta molto a cuore, che sono gli eventi, le mostre, i concerti, fotografia e pittura, ma non solo, quindi è tutto quello che riguarda l'arte nel sì. nostro territorio, anche attraverso il far conoscere artisti che nessuno conosce, artisti emergenti, ma non solo, portare anche artisti che sono di fama nazionale, quindi fotografi, pittori, cantanti, un po' tutte le arti che abbiamo nel nostro paese e nel mondo. Certo, anche per portare persone da fuori verso Rivanazzano, no? Assolutamente, anche perché rendere viva un paese è molto importante. Esatto. Questo va fatto anche con il rafforzamento delle strutture della biblioteca, che va anche fatto attraverso, come dicevo già prima, la collaborazione dei cittadini. Sì. Quindi un cittadino che magari è un medico e specializzato in un determinato campo, portare la conoscenza la di quel determinato campo è importante per dare conoscenza ai cittadini. Infatti, come potete vedere, c'è anche l'utilizzo del teatro sociale come spazio multidisciplinare,
quindi non solo spettacoli, cinema, concerti, ma anche convegni e tutto quello che è lo studio anche della storia del nostro paese. Okay. Infine vedete la valorizzazione della collezione Riccardi Art Art, che non è molto conosciuta, è presente sul nostro territorio ed è una collezione di arte contemporanea, sì, che è presente appunto a Rivanazzano, e vogliamo portare un po' a conoscerla a tutti i rivanazzanesi e intorno, perché comunque non è molto conosciuta dalle persone che vivono nel nostro territorio. Grazie mille, grazie. Continuiamo con Luca e Roberta, che sono... Ecco qua, ok. Luca, volevo che raccontassi appunto il tema delle tematiche giovanili, mens sana e corpore sano, leggo. Sì, allora io sono molto sensibile alla questione dello sport. Sì. Tra le nostre idee c'è quella di prevedere un bonus per le famiglie con meno abbienti, perché i ragazzi possano fare sport. Sì. Provo a fare un esempio. In un comune come Rivanazzano, dove comunque la coperta del bilancio è abbastanza corta, si può scegliere se dare 50.000 euro alla squadra di calcio, allo stadio, eccetera, al campo sportivo, oppure dedicare delle risorse, che non necessariamente in esclusi in alternativa, però ad esempio con 5.000 euro io posso far fare attività a 50 bambini per un anno. Con dei piccoli contributi posso favorire delle associazioni sportive che magari sarebbero in difficoltà e per le quali magari anche 500 euro possono essere un contributo importante per la sopravvivenza. Quindi un'attenzione a questo, un'attenzione alla sinergia con la scuola, con le attività post-scuola, con le attività di volontariato, con l'oratorio, cioè massimizzare l'intervento facendo molta attenzione anche alle entità più piccole. E a proposito di oratorio, volevo che Roberta raccontasse proprio quella che può essere la collaborazione con l'oratorio. L'oratorio San Domenico Savio è sempre stato un punto di aggregazione importante per il nostro paese e svolge anche un'attività sociale. Credo che molti dei presenti siano stati almeno una volta in oratorio e magari i meno giovani si ricordano dei cinema alla domenica pomeriggio, attività che comunque abbiamo ripreso anche più recentemente, della squadra di calcio. Molti dei ragazzi li abbiamo visti crescere vicino al tavolo da ping pong o al biliardino. E anche se in questi due anni il Covid ha fermato tutte le attività che venivano svolte, crediamo che con settembre si possa ricominciare a lavorare con i ragazzi. Quello che noi come lista pensiamo di fare è quello di promuovere le attività dell'oratorio e sicuramente prestare attenzione alle richieste che verranno fatte e in base alle disponibilità poterle attuare. Grazie mille, grazie. Adesso siamo sul palco invece Paola e Alice per affrontare il tema relativo alla scuola, un altro tema davvero importante, prego. Mi prendono in giro qua. Allora, io ho 44 anni e ho due bambini, rispettivamente di 5 e di 8. Voto da quando ho 18 anni. Il tema scuola, in tutte le propagande che ho visto in questi anni, è sempre stato in fondo, in un angolino, che ho scritto scuola. Rifacciamo il tetto, rifacciamo l'impianto di riscaldamento. Cioè, mai nulla di legato a quello che è l'aspetto culturale. Io credo che scuola sia sinonimo di cultura. Tutti noi se siamo qui e siamo in grado di parlare, di leggere, è perché siamo andati a scuola. Quindi la scuola per noi deve essere il primo obiettivo da raggiungere per i nostri figli, per riuscire a portarli in un contesto nazionale, in un contesto internazionale, in un contesto mondiale. Dobbiamo dargli cultura. Quello che vogliamo fare a livello comunale è dare dei sostegni, ove possibile ovviamente, tramite bandi, tramite concorsi, però dare un sostegno economico all'istituto comprensivo di Rivanazzano perché possano offrire ai nostri bambini
dei progetti culturali, che siano nazionali, che siano locali, però qualcosa che approfondisca la cultura dei nostri figli, per farli crescere sia da un punto di vista didattico, ma soprattutto da un punto di vista sociale. Perché oggigiorno siamo tutti connessi con i social, ormai a partire dai 6 anni sono tutti connessi, ma se poi non ci si riesce a interpretare e a relazionare col mondo esterno perché manca una base culturale, allora siamo fermi. Noi vogliamo investire sulla cultura dei nostri figli, non solo a livello di infrastruttura come scuola, che sicuramente ci sarà da investire, ma proprio da un punto di vista didattico. Alice, vieni pure perché volevo capire che si intervenire in merito a questo tema. Allora sì, approfondisco lievemente facendo un taglio bello netto a quello che avevo pensato di dire prima perché siamo già ora, esatto, e approfondisco lievemente quello che già ha anticipato Paola. Allora, l'obiettivo di questa lista che ci siamo proposti è quello di incentivare questa collaborazione fra il comune e la scuola, che come già detto Paola non si deve limitare a quello che è il mantenimento dell'edificio fisico. La carta igienica, il sapone nelle aule sono importantissimi, è giusto che ci siano, è giusto che il comune contribuisca con i fondi a questo. Ma c'è anche un altro aspetto molto importante che è quello dell'umano, quello della cultura e quello del fatto che non dobbiamo dimenticare che la scuola è la culla dei cittadini del futuro. Una delle nostre proposte è infatti proprio quella di incentivare progetti che insegnino fin da piccoli ai bambini a sentire proprio questo essere parte non solo di una classe, di una scuola, del giardino in cui giocano durante la ricreazione, ma anche di un comune. Già in altri comuni limitrofi sono state attuate varie proposte. Ad esempio una proposta molto bella che è stata attuata è quella dell'adesione al progetto Adotta una fioriera, che si ritaglia anche un posto in primo piano per quelli che sono gli obiettivi della nostra lista di cui già avete sentito parlare precedentemente. In cosa consiste questo progetto? Ai ragazzi e bambini delle varie classi è chiesto di adottare letteralmente un'aiuola o più aiuole del nostro comune e prendersene cura. Questo è importante non solo per il comune, ma anche per i ragazzi stessi, perché con le loro stesse mani imparano cosa vuol dire avere cura del verde urbano, cosa vuol dire avere cura del posto in cui vivono. Inoltre riteniamo molto importante che le idee, la creatività e le attività dei bambini escano dai cancelli della scuola. Spesso siamo abituati all'orto dentro il cancello della scuola, alle fioriere sì, ma dentro il cortile. I ragazzi devono vivere il paese, vivere la cittadinanza. A questo proposito abbiamo anche pensato, mi pare che sia scritto... No? Ok, va bene, è stato tagliato via, ok. Di riproporre un'attività che era già stata proposta anni fa e a cui io stessa avevo partecipato quando ero bambina, che è quella del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Quindi collaborare con le scuole affinché i ragazzi capiscano cosa significhi essere in un consiglio comunale, cosa significhi voler bene a qualcosa come il proprio paese, voler fare qualcosa per esso. Come funziona? Si vive letteralmente un piccolo momento di elezione all'interno della scuola. I bambini formano le loro liste, le loro piccole proposte dai loro occhi e vengono anche ascoltati e presentati in comune. Insomma, tutte queste piccole proposte che vi ho accennato, se dovessimo venire letti, molte altre si possono discutere insieme, sì. Sono importanti al nostro avviso proprio per crescere i futuri cittadini del domani e riteniamo che sia un punto importante per questo. Grazie mille, grazie. Il tema delle politiche sociali lo affrontiamo insieme ad Erika e a Donato, che sono qua. Erika, vieni pure anche perché scommessa sui giovani. Questo è il nome del progetto, raccontaci. Sì, rimaniamo a tema giovani. Esatto. E come già accennavo prima, no? Il fatto di avere a cuore i giovani e fare in modo che possano rimanere a Rivanazzano. Ma come? Esistono fondi della regione, esistono fondi europei che incentivano i ragazzi che hanno il desiderio di diventare dei giovani imprenditori ad aprire delle piccole attività, a far partire delle start-up innovative e quindi è necessario che qualcuno si dedichi a questo, dia supporto ai ragazzi che ne hanno bisogno perché come sapete i bandi sono tanti, sono belli ma sono complicatissimi, la burocrazia che c'è dietro è infinita, quindi se vogliamo davvero fare qualcosa per i giovani, per far sì che rimangano qui e che dedichino
le loro conoscenze e competenze al paese, dobbiamo favorirli. Un altro esempio, prima forse l'ha citato Fabio, il tema del co-working, non so per quanti di voi sia una parola conosciuta, sapete che ormai con il lockdown tanti hanno cominciato a lavorare smart working e in tanti paesi, soprattutto fuori dalle grandi città, quindi decido di trasferirmi a vivere in un borgo carino fuori dalla grande città, ma ho la possibilità di rimanere completamente connesso e di lavorare anziché da casa in un ufficio che condivido con altre persone, quindi io non sono da sola in casa tutto il giorno connessa al mio PC a lavorare, ma ho comunque la possibilità di condividere, certo, di avere dei momenti di aggregazione, di socialità all'interno del mio paese. E quindi, sempre collegandoci al tema dell'urbanistica, il recupero di determinati edifici da dedicare ad aree di interesse comune. Poi sicuramente continuare con eventi per giovani, momenti di aggregazione, viaggi, ma non solo per giovani. E per questo chiamo Donato. Esatto, Donato è presente sul territorio, lo sappiamo, proprio riguardo all'assistenza agli anziani, quali sono i progetti riguardo? Allora, mi hanno dato proprio questo tema perché sono anche anziano, quindi perlomeno sono più anziano del pubblico. Quindi, come ho già detto nella mia presentazione, sono un volontario, Protezione Civile Hauser. L'Hauser svolge un servizio di trasporto sanitario per delle persone che non sono in grado, non guidano, certo, sono sole e via dicendo. Ed è un servizio molto utile che a Rivanazzano c'è, ci mancherebbe. Ma soprattutto gli anziani hanno bisogno di aggregazione e socialità, devono stare insieme, non devono stare lì a guardare la televisione o meno. A Rivanazzano Terme c'è una struttura che io ho conosciuto 5 anni fa, più o meno tramite un mio amico che mi ci ha portato, è il Boccio, tutti lo conoscono come il Boccio, certo, in piazza, è una struttura bella spaziosa, ha un bel giardino esterno, bello, sì, giardino, a volte aveva i campi di bocce. Me ne sono, come dire, quasi innamorato di questo posto, devo dire la verità. Ho visto le foto appese dei rimanazzanesi che non so, penso un sacco di anni, ma molti, molti anni fa, forse più della mia età addirittura, hanno costruito con le loro mani, con la loro volontà e con i loro pochi mezzi, forse anche pochi soldi. E cosa gli ha fatto venire in mente vedere questo luogo così importante? Allora, c'è una cosa da dire. Ho conosciuto delle persone, a me mi chiamano il Fiolino, il Fioletto, non okay, so. Okay. Io il dialetto non lo conosco, quindi sono un po' più grandi di me, ma poco. Sì. E mi ricordano mio padre, scusate, mi emoziono, oh, ma okay, mi ricordano mio okay, padre. Io sono rimasto orfano a 14 anni, quindi in queste persone vedo mio padre, scusate. È una cosa davvero, sì, molto importante, no, molto bella. Grazie per averlo condiviso. Grazie. Grazie a voi. E mi sono fatto un sacco di amici. Questo posto è un luogo di aggregazione. Certo. Tu puoi stare lì anche tutto il giorno, ok? Nessuno ti viene a chiedere di consumare, no. Puoi star lì, leggere il giornale, bere un caffè, giocare a carte, ho imparato a giocare a scopa. Okay. Dicono che sono un po' scarso, ma non è un po'. Vabbè, c'è tempo per recuperare. C'è tempo per recuperare. Esatto. Questo è un circolo Acri che negli ultimi anni purtroppo ha avuto dei grossi problemi proprio a livello economico. E la pandemia gli ha dato un po', come dire, un po' il colpo di grazia, non solo al Boccio naturalmente, ma a tutte le attività commerciali, alle aziende e via dicendo. In questo caso ringrazio il presidente Giuliano Chiodi, che non so se è in sala, ma che non si è fatto, che è presidente del Circolo Acri, che non si è fatto in 4, ma forse addirittura in 8, per poterlo tenere aperto. Ok. Quindi è un ambiente
è una un'istituzione, non c'è, ho chiesto a degli amici che sono stati presidenti del Boccio negli anni precedenti, ma mi sono fatto spiegare, ero molto curioso. Quindi l'obiettivo è tutelarlo, preservarlo in assoluto? Assolutamente, è un'istituzione. È un'istituzione. Okay. Io so che l'amministrazione comunale dà degli aiuti anche a livello economico all'Hauser, per esempio, ma anche ad altre associazioni sportive di Rivanazzano. Il mio obiettivo e l'impegno sarà garantire che il comune di Rivanazzano si occupi della gestione anche a livello economico di questo luogo, che è insostituibile per una popolazione di anziani. Grazie. Grazie mille davvero. Siamo arrivati quasi alla fine di questa serata, però prima volevo che, prima di salutarci, insomma poi ovviamente ci sarà spazio per le vostre domande, prima volevo che Anna Maria Villagrossi ci spiegasse, molti di voi sicuramente già lo sapranno, esattamente come funzionerà il 12 giugno, come si deve andare a votare. Come già detto, il 12 giugno siamo chiamati a votare. Come potete vedere abbiamo una semplificazione di quello che sarà la nostra scheda elettorale e trovate su ogni scheda elettorale il simbolo che rappresenta la lista. Dovete apporre una croce sul simbolo da voi scelto e la croce andrà sulla lista scelta. Se invece avete preferenza per due candidati, uno a nome maschile e un nome femminile, andrà al posto e scritto di fianco al simbolo. Quindi non solo il voto andrà alla lista, ma anche a due candidati scelti. Detto questo, non andranno posti solo i nomi dei candidati di fianco alla lista e non c'è possibilità di scegliere un candidato di lista diversa. Ok. Segnalano maschio e femmina, è stato detto? Sì, un maschio e una femmina, voto disgenere. Voto disgenere, perfetto. Grazie mille, grazie Anna Maria. Allora, è arrivato il momento delle vostre domande, qualora qualcuno di voi volesse intervenire può farlo alzando la mano, non vi vergognate. Che succede? Certo. Perché volevamo così ringraziare le persone che rappresentano le istituzioni che questa sera sono venute e hanno accettato l'invito. Sì, sì. E quindi ci sono qui i consiglieri regionali, Simone Verni e Giuseppe Villani, che non riesco a vedere ma so chi c'è. Eccolo là. Pensa anche il presidente della Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese, Riccardo Fiamberti. Credo forse anche altre amministrazioni dei paesi più vicino che però non conosco. Ok, niente, ci mancherebbe. Allora, qualcuno di voi vuole fare delle domande ai nostri protagonisti della serata? Volete alzare la mano? Volete fare domande? Ho delle luci puntate addosso, quindi non vedo benissimo, però sto provando a individuarle. Villani, sei alzato perché vuole fare una domanda? Penso. Sì, ok. Brevissime considerazioni, così poi ci saluto. Vuole salire sul palco? Dai, venga pure, tanto è abituato al palcoscenico anche lei, quindi... Abituato. Eccoci qua, facciamo un applauso. Innanzitutto, buonasera a tutti. E in modo particolare il nostro candidato sindaco, le nostre candidate e i nostri candidati per le elezioni del 12 di giugno. Ma io, guardate, una brevissima considerazione per dire che conosco bene il comune di Rivanazzano e questo territorio. Ho partecipato in tutti questi anni all'attività amministrativa, sociale, politica di questo territorio e se ho imparato una cosa che effettivamente a Rivanazzano le forze in campo, i candidati in campo, le forze in campo sono abituati a lavorare per e non contro qualcosa, no?
Credo che questa sia la prima considerazione da fare. Quindi, per mia natura, io penso che non ci siano nemici a livello amministrativo, a livello politico, a livello sociale, ci siano avversari. Questo vale ancora di più, anche persone che si stimano fra di loro, anche persone possono avere progetti diversi. In questo caso si sono manifestati 3 progetti e io devo dire che apprezzo molto il vostro progetto. Ma come noto io sono consigliere regionale del Partito Democratico, ho i miei rapporti in questa zona come Partito Democratico, ma sono qui anch'io come persona per dire che quello che ho molto apprezzato sono i contenuti che voi avete messo in campo, contenuti di rinnovamento per questa città, per questo territorio, costruendo un vero progetto civico territoriale. Il mio apprezzamento va a questo, al fatto che voi abbiate messo in campo questo progetto civico di grande valore, di grande spessore, perché ho sentito parlare di idealità, di grandi valori di carattere generale, e qua ci sono, e qua ci sono, ci sono, ci sono. E poi devo dirlo, ossigeno per i miei polmoni, ho sentito parlare di interventi sociali, della scuola, della cultura, cioè di una serie di questioni che eleveranno la qualità dell'amministrazione, daranno spessore all'amministrazione comunale. Perché guardate, è molto importante aggiustare le strade, seguire la viabilità, curare le frane, importantissimo. Lo sappiamo bene che è fondamentale. Però ci sono altri. Dopodiché, io sono tra quelli che pensano che con la cultura si mangia anche, che è un grande anche fatto di carattere economico, oltre che culturale, che sociale. Credo che si debba dare un'impronta di carattere sociale alle nostre amministrazioni. Credo che si debba aprire una nuova fase per le nostre comunità. Le amministrazioni comunali del dopoguerra in avanti, ma la faccio brevissima, hanno in certi periodi avuto delle caratterizzazioni. La prima caratterizzazione era la ricostruzione dell'Italia dopo la guerra e poi l'imponente sviluppo sociale ed economico. E poi l'imponente sviluppo culturale, peraltro Rivalazzano è stato uno dei primi comuni che ha avuto una biblioteca comunale che poi si è trasformata in progetto intercomunale, uno dei primi comuni che ha avuto questo. E poi l'ambiente, il territorio, oggi a mio avviso il nostro compito è ricostruire comunità unite dopo la vicenda del Covid, con la vicenda della guerra, con le problematiche che abbiamo. Io credo che il tema sia questo. Grazie mille davvero. Però un'ultima cosa, ha ragione Stefano quando dice che noi siamo all'interno di questa lista perché ne apprezziamo il programma e ci siamo come persone. La posizione nostra, se la nostra formazione politica, è questa. Ci saranno altre posizioni personali, ma sono posizioni personali. Certo. La nostra posizione, nel pieno rispetto del carattere civico di questa lista, è che noi appoggiamo questo programma completamente e appoggiamo le persone che sono all'interno di questa lista. Grazie. Grazie mille, grazie mille di cuore. Allora, mi sembra di capire che non ci sono domande, quindi io no, ho chiesto prima ma non ho visto mani alzate, quindi direi che possiamo davvero procedere con i saluti, quindi chiedo al candidato sindaco Luigi Gatti di salutare il nostro pubblico. Prego. Allora, intanto vi ringrazio, vi abbiamo tenuto anche un po' più del previsto, però insomma un po' di pazienza ce l'abbiamo tutti. Intanto grazie perché questa serata ha permesso anche a noi di fare un po' un valore comune di quello che abbiamo condiviso in queste settimane, che abbiamo cercato di in qualche modo sintetizzare, scrivere e presentare. Non è poi così semplice in alcuni casi. Ecco, non dimentichiamo che Rivanazzano ha una particolarità, Rivanazzano Terme, e non è banale. Tante volte ce ne dimentichiamo. Un paese termale, ci siamo detti tante volte, avrebbe bisogno di far percepire al pubblico che è veramente termale per la qualità delle cose belle che vede in giro, per
anche il decoro urbano, che tante volte non sembra ma fa la differenza. Il decoro urbano, chiaro che poi invita le persone a venire a Rivanazzano, se vengono a Rivanazzano l'apprezzano, magari si fermano, comprano qualcosa, quindi favoriscono anche una certa circolarità dell'economia del paese, e questo non è da trascurare. Io penso che questa sera sia stato un momento molto importante, perché comunque vada la votazione, sappiamo, il nostro contributo penso che l'abbiamo dato tutti quanti. Io ringrazio tutte le persone che sono qui sul palco stasera, perché sono stati veramente fantastici tutti, hanno tutti messo molta molta passione nell'inserirsi in punta di piedi ma con decisione, e tutti quanti gli altri hanno sempre garantito un grandissimo rispetto per l'idea di tutti, e questo non è da trascurare. Ho detto a loro più volte che se tutta questa nostra proposta dovesse non essere accolta dai cittadini ma si fermasse qui, comunque sì, è un grande valore anche per il divertimento che tra di noi ci siamo, certo, siamo scambiati in questi momenti. È chiaro che il nostro percorso, che comunque è iniziato, non smetterà, comunque vada la votazione, perché nel frattempo Alice crescerà un po', ma non ne ha bisogno dal punto di vista della dialettica. No, direi di no, ce ne siamo magari la prossima volta che andiamo a fare. Sì, sicuramente più brava di me. Quindi questo per dire che abbiamo gettato un po' dei semi, delle basi, certo, per crescere e per portare avanti i progetti. Obiettivo è anche quello, quando si parlava per esempio di opere un po' importanti, non tanto di arrivare alla realizzazione, ma se mai si parte, mai si arriverà. Dobbiamo fare in modo che le cose accadano, e per farle accadere bisogna farle partire, altrimenti continuiamo a raccontarcela, ma sarà sempre da raccontare e basta. Quindi io vi ringrazio veramente tutti. Ringraziamo anche tutto il staff del teatro, naturalmente Giulio alla regia, audio, luce, eccetera, Emanuele alle riprese video, e grazie a tutti quelli che hanno collaborato alla serata. Adesso c'è un piccolo rinfresco, perché abbiamo sicuramente un po' annoiato, però un po' di acqua fresca e due bollicine ci sono, insomma, quindi ci possiamo ritrovare poi a fare due chiacchiere anche fuori. Grazie mille a tutti, buona serata e buonanotte. Grazie.